Atto finale di questo primo Memorial Giulian Marinelli in campo, le formazioni dell'Hockey Agricola contro LPM Impianti, che gestisce questo primo ampiamente rimaneggiata, proverà a fare il tutto il possibile. Intanto c'è la possibilità con Angeloni, la risposta di Cantarelli, la porta difesa da Di Rienzo, la botta alla lunga distanza, ci ha provato, viene soffiato il pallone, Angeloni se ne va, va a dargli disturbo e c'è il gol, il disturbo da parte di Lopinto non ha funzionato, Comandini se ne va, soffia il pallone, fa tutto da solo, poi si accentra il tiro, la risposta di Di Rienzo, il secondo tentativo di Camillo, trova la soluzione dalla parte opposta, Gagliano, il CEL raddoppio per Loca e l'Agricola, quindi Morelli, Angeloni, l'odore che del gol di apertura, quindi c'è il calcio di punizione, Comandini va subito a recuperare il pallone e c'è il tiro, c'è dalla parte opposta di Camillo, il diagonale dove Angeloni va a chiudere, la di Angeloni e di Gagliando, adesso la possibilità sul tiro libero, portiere poi dal palo, subito adesso il rovesciamento di fronte, Gagliando e c'è il terzo, proverà lui adesso a mantenere ancora accese le speranze, c'è il gol, Loredi, il tiro, va in avanti, perde poi il pallone peccando un po' troppo di preziosismo, la possibilità per l'LPM, volta soffiato ancora da Loredi, se ne va Comandini con il mancino, è il gol, Morelli, il 3 contro 1 insieme a Di Camillo, Morelli, Angeloni, stavolta Manolo, la finta con il corpo, la possibilità, il gol, Morelli, fa tutto da solo, splendido gol, riceve ancora da Gagliano, Angeloni con Gagliano e Cantarelli questa volta, Manuel, il tiro, Lopinto interviene, Di Camillo fa tutto da solo, va contro Cantarelli e lo spedisce fuori il pallone, prova la soluzione dove trova anche Loredi pronto, il tiro, la smanacciata, poi la palla messa fuori da Di Rienzo dalla rete, veramente pericolosa questa azione, però si salva adesso Loca e l'Agricola, Lopinto sale, Comandini ci prova adesso tutti gli effettivi, è Loredi, Morelli contro Cantarelli, parte Morelli e c'è il gol, il tiro da parte di Loredi ribattuto e c'è il gol ancora di Comandini, finisce in parità la gara. Sì. Adesso dal dischetto con Morelli, Di Rienzo e c'è il gol da parte di Lopinto, di rigore per Loca e l'Agricola con Angeloni che sbaglia per la parata di Cantarelli, quindi LPM vince ai calci di rigore.